Buongiorno. C'è questa attesa, insomma, per l'esordio? Secondo la rovescia, continuo. Lo spero, però le decisioni che fa il mister ne rispettiamo. Io è normale, voglio giocare, però rispetto le decisioni. Quando sarà il mio momento, mi vado a trovare. Che atmosfera, diciamo, questa settimana state trascorrendo in vista di questa partita a Potenza, no? Dove, insomma, siete attesi un po', diciamo, alla conferma degli ultimi risultati. Sì, no, noi stiamo abbastanza tranquilli, però anche se il Potenza è l'ultimo in classifica, dobbiamo fare una gara con il massimo rispetto, dove affronteremo una squadra che comunque giocherà soprattutto per orgoglio. Al di là delle caratteristiche della loro posizione in classifica, penso che giocheranno con una grinta in più, anche perché comunque giocano contro il Foggia. Quindi tutte le squadre che giocano contro di noi mettono sempre quella cosa in più, però noi siamo concentrati e al di là del risultato che andremo ad ottenere, metteremo anche noi quella grinta e tutto ciò che ci vuole per farla una gara. Senti, tra l'altro quest'anno proprio contro le piccole queste partite, insomma, mi è servato un po' di anche di brutti scherzi, no? Forse per concentrazione, forse anche per il caso, diciamo, i compagni che ti hanno detto riguardo che tu ti sei aggregato da poco, però forse quando siete andati a Trani, già insomma aggregato, non so se forse non eri Non è disponibile, disponibile. però insomma, ecco, l'hai comunque vissuto, diciamo, in qualche modo, no? Prima e dopo. Che ti hanno detto i compagni queste partite con le piccole? Perché si complicano certe volte Ma non penso che ci sia molto da parlare. queste partite? Forse è mancato un po' di concentrazione, un po' di grinta in più, quella che abbiamo avuto quando abbiamo giocato comunque contro le grandi squadre, anche contro il Bicelli. Abbiamo fatto un'ottima partita anche nel secondo tempo. E niente, noi non pensiamo più al passato, pensiamo ad ora, pensiamo ai risultati che stiamo ottenendo ora. Quindi contro il Potenza non avremo sicuramente l'atteggiamento che magari abbiamo avuto a Trani, soprattutto sotto il profilo mentale. Senti, siete in serie utile comunque, no? Da tre partite, mi sembra. L'ultima partita fuori casa, ecco, soprattutto vi siete bloccati, insomma, negli ultimi tempi questa blu è stato, ecco, accantonato. Quindi c'è la possibilità di continuare, no? A prelevare punti, magari adesso più lontano dalla Zaccheria che dove lo Zaccheria. Cioè, noi quando giochiamo non è che, anzi, quando giochiamo allo Zaccheria siamo anche più carichi, perché comunque c'è il pubblico e ci sono tutti al nostro favore. Quindi, ma penso sia uguale in casa o fuori casa, l'importante è Sono momenti fare, della stagione, insomma. sì, l'importante è vincere, cioè soprattutto fare belle prestazioni ovunque, sia in casa che fuori casa. Poi che ci siamo sbloccati fuori casa, ma è un caso. Avremmo fatto la stessa partita se avessimo giocato in casa. Senti, meno 11 dai playoff e più 7 sui playoff. Siete in una posizione tutto sommato tranquilla, si definisce così. Dove si trovano i giusti stimoli, insomma, gli obiettivi forti, diciamo, ecco. Che a cosa bisogna guardare, se si può guardare a qualcosa per avere gli stimoli in più, ecco. Ma guardare, noi siamo in un punto della classifica dove dobbiamo soprattutto darci un occhio dietro, perché ci sono il Taranto, ci sono altre squadre che comunque sono a un punto da noi. Ma guardare avanti, vabbè, l'obiettivo principale è guardare in avanti, sempre, però dobbiamo guardare anche indietro, dobbiamo girarci ogni tanto. Perché ci sono delle squadre dietro di noi che sono pronte a saltarci su, cosa che magari le squadre che sono in prima classifica non fanno, pensano solo avanti, perché comunque ci sono tanti punti di distacco.
Un occhio al calendario, ecco, dopo tante partite contro le prime, insomma, perché a cavallo tra andata e ritorno, ricordo che sono lì, Chiavravoto, Buscemi, eccetera. Adesso, insomma, guardare la classifica, una serie di partite che comincia, diciamo, domenica, con le squadre che stanno dietro, no? Quindi, fondamentalmente, nelle prime 22, 23 giornate hanno fatto questi rigori. È un motivo, diciamo, anche per cercare di capitalizzare un po' di più, oppure a questo punto del campionato sono tutte difficili, perché anche chi si deve salvare, insomma, non c'è proprio niente. Sì, no, no, secondo me ogni partita, soprattutto in questo campionato, ogni partita è difficile, anche perché i risultati di questa giornata sono stati quasi la maggior parte pareggi, a parte Potenza che ha perso 7-0, però sono state tutte vittorie di 3-2, 0-0, comunque sono state partite tirate, quindi per noi ogni partita è una finale e dobbiamo giocarcela al massimo. Quindi non dobbiamo prendere con leggerezza le partite come magari abbiamo fatto in passato. Tu sei giovane, sei arrivato da poco, però ecco, sei arrivato a stagione abbondantemente in corso, quindi comunque un periodo importante, insomma, anche per te, diciamo, per rilanciarti. La società comincia a muovere i primi passi, comincia a pensare al futuro. Tu stai ancora aspettando le soste, quindi magari è prematuro, però sei anche foggiano, insomma. Questo futuro, diciamo, foggiano, ci pensi anche un po', ti piacerebbe, insomma, ritagliarti uno spazio, continuare Certo, qui, vabbè, come... è normale, se no non sarei qui. Ci comincio a pensare, ecco, Sì, pure... no, ma io penso ad ora, perché poi il futuro si costruisce, quindi piano piano poi le cose vengono da sole, poi si prendono le decisioni, tutto quello che c'è da... Tanto impegno negli allenamenti per convincere il mister, ci stai mettendo sempre di più della grinta, come si fa a togliere spazio pure a giocatori, insomma, pure comunque siamo più esperienza, no? Certamente, questo ormai. Tu pure ti dai tanto da fare negli allenamenti, eh? Sì, no, ma io sto tranquillo, qui le cose vengono piano piano. Ho conosciuto anch'io giocatori che giocavano con me nelle scorse stagioni, che non giocavano mai, poi ad un certo punto, dopo 10 partite di tribuna, sono diventati, ora giocano in C, cioè, quindi io sto tranquillo. Sai che il tempo, insomma, è giunto alleato, Sì, diciamo, ecco. poi le cose vengono da sole. Se continuo così, impegno sempre, spero di crearmi qualche spazio. Stai rubacchiando tu qualche segreto del mestiere, diciamo, a qualcuno che c'ha poco di E campionato, voglio, però, eh? sì, soprattutto. Anzi, sono il primo che chiedo sempre informazioni, magari sulla posizione dove gioco ora, che sto più mezzala che centrale. Quindi anche da Agostinone, da Agnelli, da Quinto, cerco di rubargli qualcosa. Egoisticamente, con tre centrocampisti centrali, c'è un terzo in più di possibilità, anche che rincorrono sono 4-8, la matematica dice questo. Ma io Se invece dove bisogna, il mister, cioè se tu cambi il centrocampo, non stiamo dicendo una bestemmia, insomma, invece... sì, no, hai ragione. Ma non lo so, le decisioni le prendo in mister, io Ma spero che sempre di altro entrare. Tipo domenica mi sono riscaldato per tutto il secondo tempo, poi non sono entrato. Però ho rispettato la decisione del mister. Quello che conviene per la squadra, rispetto. Bocca al lupo. Ok. Ok? Grazie. Grazie.